Due cose molto preziose di questa città. Intanto ricordiamo una persona ben viva, ben presente, un caro amico, un punto di riferimento per tanti di noi, che è Pio Albini, e ricordiamo anche 50 anni della libreria Nuova Terra. E quindi ci godiamo, io lo dico sempre, però le cose importanti secondo me bisogna ripeterle, così le coscientizziamo. Non è scontato avere una libreria così straordinaria sul nostro territorio, una libreria libera, una libreria che fa ancora cultura, una libreria non omologata, una libreria non supermercato, una libreria dove si fanno cicli, incontri, qualcosa ho fatto io anche in questi anni, e quindi credo che questo sia un grande dono in estinzione. Ecco, sarà meglio ricordarsela questa cosa, per cui ritardare l'estinzione e fare in modo che la libreria Nuova Terra e tutte le librerie tradizionali non diventino un panda o un dodo. E i dodi è stata una mattanza, e per cui credo che sia proprio importante quindi ritrovarsi qui. Io sottolineo sempre il significato anche civile e politico di un luogo come questo, civile e politico in senso lato. Peo, ma adesso lo dirà Fiorella, ha ricevuto, meno male, una benemerenza dal sindaco, e credo che questo sia veramente, come dire, un antidoto anche a una delle oscurità del nostro tempo, che è un tempo, come dire, che è ammalato di Alzheimer, ci si dimentica tutto. Ecco, invece il fatto di fare memoria attiva, non malinconica, per amor di Dio può esserci, può avere spazio anche questa, ma una memoria appunto attiva, che vuole come dire, proseguire nel presente ciò che ha radici nel passato e che in qualche modo riguarda anche il futuro. Ecco, per cui questi luoghi in estinzione in verità sono i luoghi di cui abbiamo più bisogno. Ecco, anche perché il nuovo che avanza in qualche modo desertifica le diversità e le differenze, e quindi proprio godiamoci questa serata insieme, dove un po' il tema sarà i libri e la libertà, i libri e la liberazione. A me piacerebbe dire più della libertà la liberazione, i libri, e quanto i libri siano legati alla libertà, quanto i libri liberino. Io adesso però smetto di parlare e ti do subito la parola, Fiorella. Due parole come al solito, brevissime. Io ringrazio sempre tutti, non per una formalità, è un'abitudine. Ringrazio davvero, perché sono grata a tutte le persone che soprattutto in questi due anni mi sono state vicine nel venirmi a incontrare, a parlare e interessarsi a questa situazione difficile che stiamo vivendo. Quindi grazie davvero sentito. Ringrazio voi che siete qui stasera, ringrazio le persone che sono passate in settimana che non hanno potuto essere qui per altri impegni. Ne approfitto per ringraziare gli amici che hanno promosso la richiesta per la benemerenza di cui parlava Gianni prima, e di conseguenza il sindaco e la giunta che l'hanno accolta, ed è stato un segnale molto importante per noi, un riconoscimento grosso. Ringrazio gli amici e colleghi librai, due se ne sono andati per un impegno, per aver accettato di essere qui oggi. E ne approfitto per dire che stiamo iniziando un percorso insieme per sensibilizzare le persone alla lettura, per rendere presente e fruibile il libro a Legnano come bene, soprattutto perché siamo convinti che il libro e la lettura siano strumenti di crescita personale e sociale, e quindi vedremo che tipo di lavoro riusciremo a fare. Io leggo un brevissimo brano e l'ho scelto perché era un brano che era piaciuto a Peo. Vabbè, intanto questa sera, come hai detto tu, tutte le letture saranno centrate sulla frase che Peo amava ripetere, che il libro è libertà. E
se anche può sembrare banale, superficiale, insomma è una frase che ha uno spessore profondo, soprattutto in tempi bui come quelli che stiamo vivendo oggi. E leggo questo brano perché a Piero è piaciuto molto e l'aveva scelto per metterlo su uno dei nostri segnalibri che facciamo ogni anno. Di solito si disinteressava di questi particolari, però quell'anno ci aveva tenuto tantissimo, forse perché si era riconosciuto nella figura del libraio protagonista del libro, che viveva con passione la sua professione fino a investire completamente la sua vita. Il brano è, chiedo scusa della mia lettura pessima, però, poi ti struggio. Sì, però cosciente dei miei limiti, però ci tengo a leggerlo proprio perché l'avevamo letto assieme a Pio e mi era piaciuto, insomma. È tratto da un piccolo libro pubblicato da Neri Pozzo nel 2003, La piccola Chartreuse. Il protagonista è un libraio. Il brano scelto era questo. E chi potrà capire, in un avvenire molto lontano, ciò che rappresentavano per persone come me i librai e le librerie, ciò che significava in una città, grande o piccola che fosse, la presenza di quei luoghi in cui si poteva entrare con la speranza di una rivelazione, quel modo di chinare la testa per scoprire un nuovo titolo e poi un altro, nomi di autori familiari o sconosciuti e per sfogliare indici e segni di vita sulle copertine chiare. Chi ricorderà quella maniera di posare l'indice sulla parte superiore di ogni opera per farla precipitare all'indietro, per attirarla a sé, aprirla e scorrerla? Leggere la quarta di copertina, in piedi, nel rumore delle pagine girate una dopo l'altra. Scoprire le parole che sembrano rivolte precisamente a noi. Un insperato nero su bianco. Un'intimità universale. Una musica silenziosa. In fondo alla bottega, il libraio si tiene in disparte. È lui che la sa lunga sui piaceri singolari e i gusti dei suoi clienti. È lui che molto spesso è stato il primo a scoprire un grande testo e che trova le parole per parlare delle parole e che annuncia il prezzo di ciò che sa essere inestimabile. Io credo che Pio si sia ritrovato in questa figura. Volevo condividere con voi adesso un brevissimo, ma proprio brevissimo video, se non vi disturba, di un'intervista fatta a Pio nel 2020 in occasione della scuola per librai a Venezia, in cui gli veniva chiesto come immaginava la libreria del futuro. Pio è un Pio molto emozionato, non siamo... Non eravamo abituati a vederlo così, però credo che l'emozione derivasse dal fatto che anche in quella domanda, quella piccola domanda, lui ci aveva messo tutto se stesso e tutta la sua passione nel lavoro in cui credeva tantissimo. Non parte. Ho provato 6 volte. Classico. Sei impallato.